si parla ancora di pezzi, di questioni, l'Ilva è un pezzo rilevante, ma pur sempre un pezzo rispetto all'economia tarantina della provincia di Taranto. E il settore dell'editoria, secondo me, è un settore che si sviluppa quando si sviluppa anche una certa economia importante in un dato territorio. Credo che sia la prima a pagare, perché spesso la cultura viene messa da parte nel momento in cui ci sono crisi profonde come quelle di Taranto. Sì, mi sembra un'osservazione puntuale su questo, spesso la dimentichiamo, perché quando ci sono crisi economiche così forti, di filiera, per esempio, appunto come accade a Taranto, che ahimè negli anni scorsi, lo condividerai, questo ha fatto la scelta monotematica che poi sta pagando e sta pagando duramente. Non è tanto la vicenda dei veleni, che pure è importantissima, quanto il fatto che si stenta proprio a cercare un'alternativa in cui in un momento in cui ce ne sarebbe fortemente bisogno. Ecco. Quando ci sono drammi di questo tipo, poi si pensa che la cultura, l'informazione siano sopra più, invece non è così in una fase come questa, no? Sì, infatti io condivido con te che le scelte tarantine sono state sempre monotematiche, storicamente monotematiche, dall'arsenale, prima l'agricoltura o la pesca, poi l'arsenale militare, poi l'Ilva. Il problema è un altro, c'è bisogno di una diversificazione in campo industriale e un adeguarsi all'evocazione del territorio, quindi agricoltura, trasformazione industriale dell'agricoltura stessa, turismo, insieme a questa importante fabbrica che può ancora dire qualcosa all'interno di questa logica più differenziata rispetto al passato. Per quanto riguarda invece proprio lo sviluppo la questione della piattaforma, credo che dovremmo insistere di più sindacalmente, tenendo presente che anche loro, anche la TIEG non risponde per alcune ragioni di carattere proprio sindacale, probabilmente non sono più rappresentativi anche loro di un certo ceto editoriale che è in crisi anch'esso, si capisce dalle posizioni, le varie posizioni di Benedetti, Repubblica, eccetera, non hanno più una linea editoriale e mancando una linea editoriale, un certo pubblico, viene a mancare tutto, insomma. Certo, certo. Tommaso, io ti ringrazio di questa chiacchierata e guarda, ti lascio andare via, però prima volevo farti la domanda: come pensate di organizzare il vostro congresso? Adesso il 31 ci sarà il direttivo nazionale che deciderà chiaramente la tabella di marcia, non so se voi avete già qualche idea come procederete. Taranto è in profonda crisi per le vicissitudini che ci sono stati negli anni scorsi, rispetto alla distribuzione, si è aggiunta il problema della crisi, quindi della vendita del giornale, quindi della chiusura delle edicole, con una linea di distribuzione che ha preferito tirare a campare anche essa, anzi non è stata rispettosa della rete di vendita. Quindi il problema nostro è un problema anche di rappresentatività, nel senso che se nel momento in cui non c'è
l'interesse dell'iscritto c'è poco da fare. Noi cercheremo proprio attraverso il congresso e attraverso la nuova la piattaforma, quindi attraverso lo strumento sindacale, di incominciare a svegliare queste coscienze, che sono le coscienze degli edicolanti, che sono fortemente sconfortati e quindi in questo senso abbiamo anche una crisi di rappresentanza come sindacato. Credo che il congresso sarà un'occasione buona di metterli intorno a un tavolo e dire quali sono i nostri propositi e chiedere a loro ancora una volta lo sforzo di essere più sindacalizzati, più attenti, diciamo, alla difesa collettiva degli interessi, non isolarsi appunto nella difesa propria e individuale, che è il danno più grosso che fa l'edicolante a se stesso nel momento in cui si isola nell'interesse molto privato, molto singolare. Certo, grazie Tommaso, in bocca al lupo per tutto e a presto. Ciao. Niente, arrivederci.